Ecco Teresa. Amos è un personaggio straordinario perché con un'abilità di grande scrittrice, Lia lo descrive con un tono, mentre Teresa balza sulla scena con un'evidenza, voglio dire, tutte le grandi eroine della letteratura, dalla Bovary con le sue gonne ampie, gonfie, perfino Rossello Ara con i suoi capricci, con il suo correre per tutta la durata di Via col Vento, diciamo che Teresa va nella linea delle eroine forti, delle eroine solide, delle eroine. Amos è un personaggio moderno invece, perché è un personaggio controverso, è un personaggio più problematico, più sommesso, un personaggio anche con una sottile sofferenza interna. Perché? Perché Teresa gli pone l'obbligo di una scelta, nel senso, Amos è ebreo, Teresa no, è una contadina cristiana piemontese. Ed è impossibile per loro unirsi senza dover pagare dei prezzi. Ecco che nel momento in cui, e tra l'altro Amos è un uomo forte, un uomo coraggioso, che Teresa gli si presenta cacciata di casa, disonorata, diciamo così, tra virgolette, come si direbbe con il linguaggio da feuilleton, lui potrebbe perfino dire, vabbè, chi se ne frega, ci siamo conosciuti, ci siamo voluti bene, ma adesso finisce qui. E lei finirebbe veramente a fare una brutta fine, perché siamo agli inizi del Novecento, forse questo ho dimenticato di dirlo prima. Ma Amos è un uomo generoso, è un uomo innamorato, è un uomo forte, è un uomo con i cosiddetti, si direbbe oggi, quindi legittima l'unione con Teresa e paga il prezzo. Il prezzo qual è? Che la comunità, diciamo, li mette a bando, è offesa da questo matrimonio, è ferita, è contrariata, fortemente contrariata. E oltretutto la ragazza non è soltanto il fatto che non è ebrea, non è nemmeno nemmeno ambiente, cioè proprio non c'ha niente, diciamo, secondo loro. E diciamo femminilmente via rileva che le donne della comunità non le riconoscono nemmeno poi tanto sta bellezza, nel senso che la vedono, però sì, vabbè, caruccia, insomma, ma vale la pena di nominarsi per una caruccia? Tra l'altro il libro non è soltanto molto sensuale, ma ha dei finissimi lampi di umorismo, perché c'è tutta una lieve ironia nel descrivere questa coppia che, diciamo, si vede ostracizzata e messa al bando. Però c'è un colpo di scena. Teresa è una talmente indifferente, talmente libera e talmente robusta dentro, che dice, ma perché no, diventerei ebrea volentieri, cioè lei vive per fare contento il marito e il marito, diciamo, vive per fare contenta lei. Ecco perché dico è un libro scritto per gli altri, perché è un libro in cui si cerca di far capire dove può portare la forza dell'amore quando due persone sono molto coese. Ci sono personaggi della letteratura dove le coppie sono coese nel male, come Macbeth e Lady Macbeth, che programmano omicidi, sono tremendi. Amos e Teresa sono coesi nel bene, si vogliono bene, vogliono mettere al mondo dei figli, vogliono formare una famiglia, e a questo punto per Teresa non è un sacrificio introdursi, entrare in questa comunità, dove peraltro c'è l'episodio della festa col fratello, che è di prossima lettura, allora magari lo leggiamo prima e poi dopo da lì continuo, ok? Per dire appunto, per chiarire le differenze sociali fra Amos e Teresa, che comportano poi una serie di incidenti, fra cui questo